Allora, inizialmente le sensazioni che ho provato sono state di grande gioia, ma allo stesso tempo è stata anche una soddisfazione perché il nostro è stato un trial di alto livello, molto combattuto, e con l'altro equipaggio italiano di Benedetta Alessandra, che ci ha portato appunto ad un altissimo livello. Infatti il mondiale l'abbiamo concluso noi al terzo posto e loro all'ottavo posto al mondiale, quindi insomma è stata una bella sfida. L'emozione di tornare alle Olimpiadi, sicuramente questa è un'Olimpiade differente rispetto a quella di Rio, e è un'emozione molto forte, sappiamo che possiamo sognare in alto, insomma. Io e Bianca abbiamo iniziato ad andare in barca insieme nel 2018 e abbiamo iniziato subito bene il nostro quadriennio perché abbiamo concluso quarta al campionato europeo e terze in Coppa del Mondo a Marsiglia. Diciamo che dopo abbiamo avuto un periodo di flessione perché abbiamo fatto dalla fine del 2018 all'inizio del 2019 un periodo un po' di adattamento, ma nonostante i risultati non venissero siamo sempre state molto determinate, ci siamo allenate molto forti e infatti a luglio del 2019 abbiamo concluso nelle acque olimpiche quarta al campionato del mondo e da lì abbiamo iniziato a stare sempre nelle prime quattro al mondo fino adesso al mondiale di Villamura dove abbiamo conquistato la medaglia di bronzo. Allora, la vela sul 470 diciamo che è sicuramente cambiata molto negli ultimi quadrienni, è diventata, oltre a essere sempre molto tecnica e tattica, è diventata anche molto fisica grazie al pompaggio libero, quindi diciamo che siamo diventati degli atleti a tutti gli effetti perché mentre pompiamo dobbiamo comunque pensare alla tattica, alla strategia, quindi è diventato più anche interessante vederci, siamo più attivi e ci dovete seguire perché ci siamo promesse e vi promettiamo che non lasceremo neanche un centimetro sul campo di regata per regalare un sogno a noi, alle nostre famiglie e chissà all'Italia intera.